dope in jail. On a Wednesday, my trial was attested. On Thursday, nobody would go my bail. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. Yes, I'm all, well, I'm almost done. And I ain't gonna bring yellow women no bail. Take the stripes from around my shoulder. Take this chain from around my legs. Hold the stripes, they so don't worry me. But this chain's gonna kill me dead. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. Era una gioia appiccare il fuoco, era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse, con la punta di rame del tubo fra le mani, con quel grosso pitone che sputava il suo cherosene benefico sul mondo, il sangue gli martellava contro le tempie e le sue mani diventavano le mani di non si sa quale direttore d'orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, incendiarie, per far cadere tutti i cenci e le rovine carbonizzate della storia. Siamo alla quarta puntata, mi suggerisce Ernesto, di Paloma. Purtroppo siamo andati oltre le previsioni, cioè avevamo previsto di fermarci alla terza puntata, però dobbiamo ringraziare sempre Stefano Albanese, perché grazie a lui alla paura che abbiamo di, diciamo così, delle sue ritorsioni che questa puntata inizia con una precisione incredibile, quasi svizzera. Questa sera parliamo di Fahrenheit 451, penso di averlo pronunciato bene. Sono le uniche 851 per chi non capisce l'inglese. O anche 451. Ah, 451, non l'hai pronunciato bene. Di Ray Bradbury. Bradbury, questo libro è stato scelto da Ernesto, che giustamente, per darci una mano, diciamo, in questa ho scelto una cosa facile. Ha scelto Fabio Volo. Innanzitutto spiego perché ho scelto questo libro. A parte che mi è piaciuto, che l'ho letto quando ero un po' più ragazzo, ma soprattutto perché, diciamo, la sua prima uscita l'ha avuta su Playboy, che è stato pubblicato a puntate nel 1953, quindi ho pensato che una cosa pubblicata su Playboy fosse una cosa da condividere con gli altri. Parlando di questo libro, possiamo dire che, diciamo, è un libro che è stato scritto da Ray Bradbury nel 1951 e poi due anni dopo ha visto la luce con la pubblicazione. E questo libro è un libro che invita a riflettere. Già 60 anni fa si rifletteva su questo ruolo fondamentale che hanno i media e sull'influenza che poi hanno verso la popolazione. È un romanzo che descrive una società futura in cui governa una dittatura totalitaria che praticamente ha impedito la lettura e anche il possesso dei libri, per cui chi è in possesso di libri, chi ha dei libri, è considerato un sovversivo. Questo è successo perché, secondo il regime totalitario descritto in questo libro, i libri sono un pericolosissimo strumento di libero pensiero e quindi suscitano sentimenti e riflessioni nelle persone e non è una cosa positiva secondo questo regime.
La trama, in breve, Montag, il protagonista di questo libro, è un pompiere, cioè uno di quelli che brucia i libri, anziché estinguere gli incendi, bruciano i libri. Nella società in cui vive, infatti, la lettura è vietata, e quindi coloro che posseggono dei libri, come detto prima, sono considerati dei sovversivi e quindi vanno puniti. La maggior parte della popolazione è stata soggiogata dalla televisione e dalla radio, che sono i mezzi attraverso cui questa dittatura diffonde la propria ideologia, ma soprattutto distrae la gente dal pericolo di una guerra imminente che, diciamo, velatamente viene snocciolata durante tutto il libro. Montag è molto appassionato del suo lavoro perché praticamente da esso trae una sensazione di potere con cui riempire i vuoti generati dalla sua vita, che in effetti è mediocre, poiché anche la moglie Mildred è succube della televisione e passa tutte le sue giornate a guardare questi programmi propinati dal governo. Tornando a casa una sera, Montag incontra Clarisse, che è una giovane vicina di casa e la cui famiglia non è succube del governo, anzi è una famiglia, diciamo, alternativa. Infatti in casa non hanno nemmeno la televisione. Tutte le sere, quando torna a casa dal lavoro, Montag si sofferma a parlare con questa Clarisse e lei lentamente insinua nel protagonista dei dubbi. Arrivato a un certo punto, il protagonista quindi comincia ad avere una specie di conversione lenta ma progressiva e capisce che il suo lavoro, diciamo, lui alla fine è soltanto uno strumento nelle mani di una potenza occulta che gestisce, diciamo, la vita dei cittadini. Egli inizia a provare emozioni, quindi è una cosa molto, molto forte, un sentimento molto forte. E la chiave di volta del libro sia quando questo Montag, insieme alla sua squadra di pompieri, vanno a bruciare dei libri a casa di una persona. Questa signora anziana decide di farsi bruciare insieme ai suoi libri. Montag, spinto da un pulso, diciamo, innato, sottrae da questo falò un libro e lo porta a casa e comincia a leggerlo lentamente tutte le sere. Scopre quindi man mano la passione per la lettura e quindi nasconde anche egli dei libri in casa, comincia ad acquisire dei libri, sempre ovviamente in maniera occulta, e nasconde questi libri nelle varie sezioni della sua casa. Nel frattempo, una sera la moglie gli comunica che Clarisse è morta, investita da un'auto. Poco dopo va a fargli visita il suo capo, Bitti, si chiama nel libro, che, avendo, diciamo, avuto una sensazione di che Montag stesse, diciamo, cambiando atteggiamento, si premura di andare a casa e di parlare con lui. Alla fine cosa succede? Che Bitti non solo avvisa Montag di bruciare tutti i libri di cui ha possesso, ma soprattutto gli fa capire che la morte di Clarisse, considerata una sovversiva, non è stata una morte accidentale. Montag rimane un po' interdetto e quindi gli succede, come succederebbe a qualsiasi persona normale, di avere un sentimento di opposizione verso chi comanda, e contatta un professore, Faber. Egli è un professore che anche egli, diciamo, ha questi libri, ma soprattutto è il tramite della società che mette in contatto chi vuole passare sul versante opposto con una banda, diciamo, una banda che vengono definiti sovversivi. Arrivato quindi verso quasi la fine, Montag chiede a questo Faber di spiegargli che libro lui ha iniziato a leggere, e Faber gli svela che si tratta di una Bibbia. Probabilmente, c'è scritto nel libro, è l'ultima copia rimasta sulla terra della Bibbia. Già questa cosa, diciamo, fatto positivo. Non lo so, forse io avrei scelto un altro libro, però l'autore, considerate che si tratta di 60 anni fa, ho optato per questa. Ma il nome della Bibbia, c'è gente che ha fatto cose terribili. Ma il nome, quindi, di tutti i libri sacri, la gente fa cose terribili, quindi anche cose estremamente perverse. Quello, ma già il fatto, a mio parere, poi non lo so, ognuno può dire quello che vuole, è proprio la religione una perversione dell'umanità in sé per sé. Quindi, no. Vabbè, non esageriamo, perché potrebbe esserci un l'unico ascoltatore che ci segue fedelmente, magari potrebbe offendere.
si potrebbe, o perlomeno potrebbe passare una notte molto agitata. Noi abbiamo qualche radioascoltatore, probabilmente, diciamo così, che è un fervente cattolico o religioso, quindi diciamo che confermiamo in toto le nostre perplessità sulla Bibbia. Andiamo avanti. Allora, questo Faber, continuando nello sviscerare un po' la trama del libro, consiglia a Montag di andare dal suo capo e fargli credere che si è di nuovo allineato alle direttive del governo. Montag, per dimostrare questa cosa, prende questa Bibbia che lui aveva trafugato e la distrugge davanti al suo capo. Tuttavia, cosa succede? Che nel frattempo che Montag è dal suo capo, arriva una chiamata per andare ad appiccare un incendio a questi libri. E con grande sorpresa, quando Montag e la sua squadra vanno verso il luogo dove dovrebbero appiccare questo incendio e bruciare dei libri, si ritrovano proprio a casa del protagonista. Perché la moglie, che aveva scoperto, diciamo, tutto il nascondiglio di libri che aveva Montag, ha provveduto a denunciare il marito alle autorità. A questo punto Montag capisce che l'unica cosa da fare è fuggire. Uccide, bruciando il suo capo, e scappa verso questo gruppo di esuli che gli era stato indicato dal professore di Faber. Mentre Montag con questi, nonostante sia ferito, riesce a raggiungere questi esuli, una bomba atomica viene sganciata sulla città. E poi decidono alla fine, Montag con questi esuli, di recarsi verso la città per costruire dalle macerie un mondo nuovo. Quindi, diciamo, il nocciolo, il punto centrale di questo romanzo è cercare di distruggere ogni libro in maniera tale da togliere ogni traccia di libertà, di libero pensiero. Io, leggendo questo libro e ascoltando un po' le discussioni che si stanno svolgendo negli ultimi tempi relativamente a quello che è il concetto di totalitarismo, di dittatura, l'idea è quella là che probabilmente quello che noi conosciamo storicamente legato alle dittature, legato al totalitarismo, è qualcosa che probabilmente non avverrà più, non perché noi siamo oramai in possesso, diciamo così, dei principi fondamentali della democrazia e della libertà, per cui certe cose non potranno più avvenire, ma che quelle forme di totalitarismo oramai sono superate. Cioè noi viviamo forme di totalitarismo e di negazione della libertà personale in un contesto in cui noi pensiamo di essere liberi. Ma infatti nel libro dice che, vabbè, a parte che come mezzo distrattivo permesso l'unico è la televisione, trovo una leggera analogia con l'attualità. Era un visionario, Brenner. Era un grandissimo visionario, se si pensa che ha scritto il libro nel 51, pubblicato nel 53, però si riferiva a tempi oltre il 1960, ad un futuro vicino. Insomma, ha visto quello che poi si è andato pian piano delineando, una distopia sociale, cioè il contrario dell'utopia praticamente, un'anti-utopia. L'utopia è la società ideale, lui aveva previsto una società infernale, se vogliamo, oppure non ideale, che per opporla all'ideale. Ma ci sono oltre all'esperienza, direi, ci sono altre esperienze di scrittori come lo stesso Orwell, che avevano immaginato mondi diciamo estremamente controllati, forme di dittatura che erano fantascientifiche e che poi invece poi si sono rivelate attualissime, esatte, scientifiche, quasi profetiche, perché oggi noi viviamo in un mondo estremamente controllato, siamo cittadini liberi di circolare in un penitenziario. Esatto. Veniamo controllati, monitorati costantemente da telecamere a circuito chiuso. Ma soprattutto veniamo invogliati ad essere controllati con questa cosa, diciamo, dello sviluppo tecnologico che si è verificato. Noi già comprando un telefono
siamo controllati collegandoci ad internet, insomma, siamo arrivati al punto in cui da internet ci vengono consigliati prodotti che noi avremmo voluto acquistare, cioè non c'è nemmeno più il gusto di poter scoprire, desiderare o scoprire un prodotto dalla pubblicità, perché la pubblicità ci suggerisce quello di cui noi abbiamo già bisogno, cioè nemmeno più, infatti più che accarcerati, i carcerati molto spesso riescono ad essere molto più liberi di un cittadino normale. Potrei riferirmi a delle pecore che pensano di essere libere, brucano all'aria aperta, in natura, però ci sono i famosi cani da pecore, cane pecora, e i pastori che con un paio di fischi le radunano tutte insieme e le vanno di nuovo a rinchiudere in un recinto. A parte l'analogia con delle grandi pecore, cioè noi siamo falsamente, cioè siamo liberi per finta. Io non so se i social network sono un elemento che, diciamo così, che incrementa ulteriormente questa società controllata, oppure se non sono, diciamo, una fotografia della realtà, perché di una realtà che già esisteva precedentemente, di un mondo composto da persone scarsamente informate, tantissime persone, la stragrande maggioranza che in vita ha letto pochissime cose, molti semianalfabeti, scarsissimo senso critico, per cui assistiamo ad una sequela infinita di prese di posizione rispetto alle questioni più assurde, senza che esista un filo conduttore che potrebbe essere definito una coscienza critica, un'opinione pubblica basata su principi democratici di partecipazione. Noi in Italia probabilmente siamo il paese che arranca di più rispetto agli altri paesi europei, che pure hanno probabilmente tutta una serie di problemi. Noi abbiamo difficoltà come italiani perfino a riuscire a gestire le nostre stesse difficoltà, cioè le nostre difficoltà, anche le difficoltà più banali, diventano oggetto di discussioni infinite, surreali. Per esempio l'ultima questione che è diventata virale è stata la frase di Sarri nei confronti di Mancini, uno che chiama l'alto tecnico Finocchio, diventa discussione di 50-60 milioni di cittadini di una nazione che stanno sull'orlo dell'abisso con 2.200 miliardi di euro di debito pubblico, fallimento totale, e discutono di un insulto. Questo per dire, oramai siamo ridotti a, secondo me, l'analogia con le pecore, con tutto il rispetto per le pecore, mi sembra probabilmente quella la più azzeccata. No, io, poiché ci stiamo tenendo leggeri stasera, proporrei di fare un leggero stacco musicale. Ci risentiamo fra qualche minuto. Ernesto, prima di fare lo stacco ti devo avvisare, mi dovresti avvisare, perché noi ti ho fatto uno scherzetto. Noi non siamo né né tecnologici. Io non siamo radioascoltatori di Radio Maria. Ascoltiamo generalmente la Zanzara. Però la Zanzara a livello musicale comunque va abbastanza bene, diciamo. We'll be right back.
Ognuno deve lasciarsi qualcosa dietro quando muore, diceva sempre mio nonno. Un bimbo o un libro, o un quadro, o una casa, o un muro eretto, con le proprie mani, o un paio di scarpe cucite da noi, o un giardino piantato col nostro sudore. Qualche cosa, insomma, che la nostra mano abbia toccato, in modo che la nostra anima abbia dove andare quando moriamo. E quando la gente guarderà l'albero, o il fiore che abbiamo piantato, noi saremo là. Non ha importanza quello che si fa, diceva mio nonno, purché si cambi qualche cosa, da ciò che era prima in qualcos'altro, sto leggendo malissimo, va bene, che porti poi la nostra impronta. La differenza tra l'uomo che si limita a tosare un prato e un vero giardiniere sta nel tocco, diceva. Quello che sega il fieno poteva anche non esserci stato su quel prato, ma il vero giardiniere vi resterà per tutta una vita. Questo è un brano tratto dal libro di cui parliamo stasera, che ricordiamo è Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. E niente, questo romanzo parla di un periodo storico particolare. Siamo in piena guerra fredda, quindi il mondo era sull'orlo di un'ipotetica guerra atomica e la società viveva condannata a morte. Poi fortunatamente tutto è degenerato nella pace mondiale che oggi viviamo, nella finta pace mondiale. Ray Bradbury, scrivendo questo libro, si scaglia non solo contro il ruolo dei media che stavano nascendo all'epoca, lui era un librista convinto, ha vissuto tutta la sua vita appassionandosi ai libri, e niente di meno, soltanto verso la fine della sua vita ha concesso a una casa editrice di pubblicare i suoi libri in formato elettronico, perché lui era proprio contrario a questo strapotere che aveva acquisito la tecnologia, e aveva previsto, come diceva prima Paolo, l'invadenza dei media che condizionano qualsiasi cosa. Lui era comunque in un periodo particolare, negli Stati Uniti c'era il maccartismo, e quindi si è scagliato attraverso questo libro anche contro il suo periodo storico dell'epoca, e quindi diciamo che il libro è un monito verso le generazioni future che sarebbero venute, un monito che non è stato accolto. Infatti la degenerazione della società moderna poi è stata ampiamente descritta 60 anni prima da Ray Bradbury. Io penso che noi dovremmo approfondire questo argomento, secondo me noi come programma radiofonico dovremmo proprio trovare un canale in cui dare una dimensione, non dico politica sociale. Ma una dimensione sociale, perché io personalmente vivo una grossa difficoltà interiore, potrei utilizzare questo termine, relativamente al modo di concepire la vita, al motivo stesso della vita. Cioè noi siamo ridotti come individui a quasi come diciamo così la vita di un oggetto commerciale. Cioè noi siamo i destinatari fondamentalmente di tutto quello che sono le attività commerciali. Noi abbiamo un ciclo di vita che può essere in un certo modo trasformato in un qualcosa di commerciale. Viviamo in sintonia, in simbiosi con tutta una serie di parametri, con tutta una serie di simboli, di numeri, e siamo solo ed esclusivamente finalizzati al concetto di profitto, che è diventato talmente potente che ha travolto anche coloro che in un certo qual modo dovrebbero trarre un vantaggio da questo. Cioè gli stessi azionisti, a mio avviso, gli stessi proprietari indiretti delle multinazionali, in realtà, secondo il mio punto di vista, sono anche loro vittime del sistema. Sì, ma infatti Bradbury già 60 anni fa cercava di far capire che praticamente vi era un'immagine illusoria della realtà che era generata poi dagli interessi presunti che venivano snocciolati anche dai media, e lui cercava di far sviluppare nelle persone un senso
di immaginazione personale che poi avrebbe portato a cambiare le cose. Lui spiegava che c'era un'apparenza di ordine che invece celava un'infelicità quotidiana. E infatti il personaggio di Clarisse è fondamentale, perché è lei che sprona il protagonista a cambiare le cose, gli suscita emozioni quando discorre con lui. La possibilità di non omologarsi, questo è il concetto fondamentale. Tuttavia, nel libro, Bradbury ci fa capire che è difficile non omologarsi. Infatti, egli descrive due personaggi. Uno è Bitty, il capo di Montag, che rappresenta il potere, che è pericoloso e affascinante, ingannatore ma al tempo stesso retorico. L'altro personaggio fondamentale è Faber, che è l'emblema delle paure umane, perché egli è un rivoluzionario fondamentalmente, però ha paura di agire e quindi delega agli altri e dice armiamoci e partite, insomma, come si direbbe oggi. Ma uno già che dice armiamoci e partite già è uno positivo. Cioè, noi viviamo in un contesto in cui c'è gente che non sa nulla di quello che avviene al di là delle loro, delle loro case, delle loro finestre. Anzi, possiamo parlare dell'unica finestra, dell'unico canale informativo che esiste di contatto con il mondo, che è la televisione. Cioè, che la televisione è oggi internet, tra virgolette, perché internet è un mezzo di comunicazione estremamente fuorviante. Sì. Perché la persona che si avvicina alle informazioni tramite internet deve avere degli anticorpi culturali, conoscenze tali da permettergli di scindere le cose, diciamo così, positive dalle no, ma cose, anche proprio le cose reali dalle bufale e dalla falsa informazione cioè che viviamo. Quindi io penso che il messaggio dovrebbe essere quello di svegliare la gente, ma di svegliarla non attraverso, diciamo, l'allarmismo, ma attraverso l'informazione, attraverso gli elementi, perché una società che perde di vista un punto di riferimento importantissimo, come dovrebbe essere, diciamo così, il raggiungimento di un'assistenza sanitaria adeguata per tutto il popolo, il raggiungimento di un'istruzione scolastica adeguata di un certo livello per tutti i ragazzi e i giovani di quella nazione, il raggiungimento di un livello ottimale di occupazione, per cui tutte le persone possono avere la possibilità di potersi realizzare nel mondo del lavoro, che il lavoro non deve essere più visto come un'elemosina o come un ragionamento di tipo assistenzialista. Io, cittadino, mi impegno per la comunità, per la società in cui vivo, svolgo il mio ruolo e vengo retribuito in relazione al vantaggio che io porto alla comunità con il mio impegno, e non l'inverso. Cioè, io sono un povero Cristo, mi dovete dare un lavoro, se no mi puzzo di fame. Cioè, questo è il cortocircuito in cui noi oggi viviamo. Quindi io penso che questo romanzo, il messaggio fondamentale sia questo, il messaggio dell'alienazione. Ed è un contesto in cui noi stiamo vivendo tranquillamente, beatamente, sì, anche noi. È un'alienazione diversa, nel senso che hanno i nostri sensi come se fossero andati in tilt. Abbiamo la possibilità di accedere a tutta la musica di questo mondo, a tutte le immagini di questo mondo, quindi possiamo toccare, volendo, possiamo toccare tutto ciò che vogliamo, quindi possiamo annusare, volendo, tutti i vari programmi che ci sono di cucina, quindi i nostri sensi sono appagati. Sono appagati, ma sono più che appagati, sono eccitati, vengono. E quindi ci danno quel senso di appagamento, appunto. E stesso l'overdose. È probabilmente è proprio sì, questa sovraeccitazione dei sensi che ci fa dire, vabbè, fondamentalmente sto bene, qualcosa lo guadagno, lo riesco a portare a casa. Sopravvivo quotidianamente. Un tetto, il pane, ce l'ho, quando poi spesso... Mi mancano le cose più essenziali. Però il problema, sai qual è? Il problema è che tutto ciò che noi immaginiamo con la nostra mente è in realtà è il risultato delle cose che noi sappiamo.
cioè distruggere i libri significa distruggere le informazioni, significa distruggere e impedire a una persona di poter conoscere, accedere ad altre esperienze, realtà, altre possibilità, perché noi in realtà siamo il frutto di quello che impariamo. L'essere umano è come un supporto magnetico, come un DVD vuoto. Poi quel DVD sarà importante relativamente alle cose che ci saranno incise sopra. Così un essere umano è, diciamo così, capace di poter ambire a tutta una serie di obiettivi relativamente alle cose che lui conosce e che lui ha potuto imparare. Quindi la persona che viene tenuta fuori dal mondo della cultura, dell'informazione, quindi un mondo senza libri, un mondo senza informazioni, è un mondo senza possibilità di cambiamento, un mondo che rimane così in balia poi delle, diciamo così, della libertà del più potente di poter decidere della vita e condizionare la vita, condizionare. Cioè noi siamo arrivati al punto in cui persone anche benestanti, giovani di famiglie benestanti che potrebbero vivere in maniera, vivono invece situazioni di degrado, situazioni di degenerazione, perché esiste un malessere diffuso, che è un malessere diffuso, che è un malessere dovuto a questa società consumistica, capitalistica. Questi ragionamenti, che sembrano ragionamenti particolarmente populistici e demagogici, in realtà non lo sono. In realtà sono la verità. Perché oggi parlare di scontro della realtà. Oggi se tu parli male della politica, sei un antipolitica, sei un qualunquista. Non è così. Ma non stai parlando male della politica. Se uno accusa il sistema, viene etichettato come un demagogo, come un, diciamo così, uno che si vuole magari... No, anche come un invidioso di non fare parte del sistema. Di non fare parte. Probabilmente se uno sta a Roma in Parlamento a 15.000 euro al mese, che la sera esce e va a farsi un giro per Via Veneto e Piazza di Spagna, probabilmente, diciamo così, sarebbe meglio che fare la trasmissione il martedì sera con Paolo su Radio Baiano. Questo Mago, sicuramente. Ma come? Pensavo di essere... Magari potrebbe stare meglio, però diciamo che noi preferiamo stare a Radio Baiano il martedì con sera Paolo. Con Paolo, piuttosto che essere servi del sistema, di speculare sulla pelle della povera gente che non può arrivare a fine mese, godendosi, diciamo così, dei privilegi. Perché noi non siamo contro il fatto che una persona possa guadagnare più di un'altra, perché se una persona è più utile alla società in cui vive, si impegna di più, lavora di più, ha anche il diritto. Però creare una società in cui il merito non è un elemento di discrimine, ma no, è un elemento depressivo. Il merito è un elemento depressivo in Italia, perché la persona che merita, che non viene riconosciuta, si deprime, e se tutto va bene se ne va dall'Italia. Noi questa società la dobbiamo cambiare, e la dobbiamo cambiare portando dei contributi che vengono dal mondo dei libri. I libri, diciamo, non sono stati incendiati tutti, però possiamo dire che la stragrande maggioranza di quelli là che non sono stati incendiati non sono stati letti quasi da nessuno, quindi diciamo li avrebbero potuto tranquillamente bruciare, non sarebbe cambiato niente. No, poi tornando, perché io a volte ho questo pallino, alla questione religiosa di cui parlavamo prima, cioè l'Inquisizione aveva anticipato i tempi bruciando un sacco di libri all'epoca. Ma loro lo facevano per la questione dell'equo canone. Siccome c'erano problemi con gli alloggi, tutti questi libri accatastati. E quindi loro, per agevolare il problema della casa, per liberare i locali, bruciavano i libri, che non era una cosa proprio... E poi si riscaldavano pure. E poi si riscaldavano pure. Poi c'è stato il problema della diossina, probabilmente hanno interrotto. No, io su questa questione della religione dico solo una cosa. Io non sono credente, sono ateo, però rispetto la religione solo per un aspetto, perché ci sono persone diciamo sofferenti, in gravissime condizioni, il cui unico, diciamo così, appiglio, l'unica cosa che li tiene in vita, che gli dà un filo di speranza, è credere in qualcosa. Io rispetto a questa questione della sofferenza ho proprio un umanamente rispetto,
però rispetto ai principi fondamentali della religione penso che sia una delle grandi malattie dell'umanità, peggiore delle ideologie, perché mentre le ideologie sono cadute, la religione resiste. Quindi noi nel 2016 ci troviamo ancora a discutere di questioni assurde. Vabbè, perché è un'ideologia antica, quindi anche gli antichi egizi credevano in divinità superiori, quindi tutto sommato è un ideale che resiste, cioè, alla fine è sempre un ideale. No, cioè, il problema è l'ignoto, cioè noi non siamo capaci come umanamente di dare una dimensione all'ignoto e non siamo capaci di accettare un principio fondamentale, che dopo la morte non c'è niente, perché se accettassimo questo principio noi vivremmo molto meglio. Invece non accettando questo principio viviamo una vita di ipocrisia che poi sfocia nel nulla, quindi sarebbe più opportuno vivere oggi, perché... Vabbè, però credo, su questo cioè, trovo una falla nel tuo ragionamento, nel senso che noi non conosciamo l'ignoto, pensiamo a un paradiso dopo la morte, diciamo, a un altro mondo, che sia paradiso, inferno, purgatorio. Io spero di andare all'inferno, se ci fosse qualcosa. No, almeno mi diverto. Io spero di non andare da nessuna parte, perché già è insopportabile vivere, avere a che fare, figuriamoci poi per l'eternità. Da morti a andare a che fare con la stessa. E magari trovare qualcuno che ti sarà antipatico e che ti sarà pure fastidio. Io dico, le persone abituate a fare del male fingendo di fare del bene esisterebbero comunque. Cioè comunque esistono, stanno lì, però ci sarebbe meno ipocrisia, perché noi saremmo consci del fatto che il bene o il male noi lo vivremmo qui. Quindi se ha un bambino noi gli neghiamo l'infanzia, se un bambino muore nel cercare di attraversare il Mediterraneo per venire in questo paese, quel bambino avrà vissuto solo l'inferno. Se noi siamo capaci di rendere, diciamo così, di creare le condizioni per cui si lotta per il bene, per annullare il male, ma il male non inteso come male religioso, come male divino, ma il male sociale, inteso come male... sopraffazione dell'uomo sull'uomo, noi possiamo creare un mondo migliore. C'è stato un periodo in cui non dico il bene, ma dico un'idea di mondo stava avendo una certa prevalenza, poi c'è stato un freno, perché poi tanti hanno tradito la causa, tanti che hanno lottato e che si sono trovati su certe posizioni di libertari, rivoluzionari, poi hanno tradito la causa e si sono venduti per gli interessi e per il profitto, l'abbiamo vissuto, lo viviamo tutti i giorni, cattivi maestri. Di cui parlavamo anche la volta scorsa. Infatti io mi volevo allacciare a questo discorso sottolineando una cosa fondamentale, cioè una delle differenze che ho trovato tra il libro e la realtà è che nel libro, alla fine, quando scoppia la bomba che distrugge la città e quindi distrugge la dittatura, il gruppo di superstiti poi si reca verso dove è scoppiata la bomba per cercare dalle macerie di ricostruire qualcosa. Nella società in cui viviamo oggi io personalmente ho seri dubbi che si possa ancora costruire qualcosa, si possa migliorare, perché la deriva verso cui stiamo andando, secondo me, è molto molto grave, diciamo. È un processo irreversibile. Un processo irreversibile. La deriva verso la quale stiamo andando, secondo me ci siamo già, cioè nel senso già siamo arrivati abbondantemente. E forse deriva. Viviamo questa deriva e non ce ne rendiamo conto. Non c'è, però io sono più fiducioso, voglio dire, gli uomini, esclusi noi tre, Massimo di fuori che ci osserva e non vuole entrare, non vuole entrare, non vuole perché entrare. Non si vuole mischiare. Io lo capisco, perché anche io avrei difficoltà ad entrare in una camera, in una stanza con tre uomini. Allora la prossima volta invitiamo una ragazza e lo facciamo venire. Io penso che avrà qualche difficoltà a partecipare, però noi ci ma chi? Massimo o la ragazza? Massimo e la ragazza. No, comunque credo che le basi per risalire, perché poi in fondo uomini, buoni maestri ci sono, si nascondono bene, ma ci sono. Quindi ripartire da... Io non lo so, sono
ottimista di natura, quindi non tanto, senza esagerare, sono ottimista, diciamo, laddove ci può essere dell'ottimismo. Tu credi che si possa ripartire? Io sì, sono... E allora ripartiamo da un po' di musica. Da un po' di musica. Ripartiamo bene, da un brano musicale. Torniamo in studio parlando ancora un po' di questo libro, siamo ancora ormai alle fasi finali di questo libro. C'era Paolo che ci voleva leggere proprio la fine di questo libro. Se vuoi, puoi anche... Voglio. Se vuoi allora. E quando fosse venuta la sua volta, che cosa avrebbe potuto dire? Che cosa avrebbe potuto offrire in un giorno come quello per rendere il viaggio un po' più agevole? Per ogni cosa c'è una stagione. Sì, il tempo della demolizione, il tempo della costruzione. Sì, il tempo del silenzio e il tempo della parola. Sì, tutto questo. Ma che altro? Che altro ancora? Qualcosa. E dunque, come dicevamo prima, verso la fine del libro, Bradbury cerca di dare una speranza alle sue paure, cerca di prospettare ai giovani la possibilità di creare un futuro migliore. Finora non ci siamo riusciti, come dicevamo prima, poi chissà. Io penso che la prossima settimana dovremo parlare di un autore americano che probabilmente dà tutta una serie di risposte. Bravo. Concordo. Charles Bukowski. Ci siamo fatti delle domande in queste settimane. Il quale è l'antitesi del prototipo del cittadino, dell'individuo, diciamo così, classificabile all'interno di quelli che sono i meccanismi consumistici della nostra epoca. Ah, ho detto Bukowski, possiamo dire tanti. Bukowski è uno che si è divertito, se l'è goduta la vita. Se l'è goduta,
E ce lo fa anche pensare, cioè nel senso che lui ci ha lasciato in eredità tutte. Dice, io me la sono goduta, voi mi leggete e non ve la godete. Cioè, però devo dire che genio. Io penso che Bukowski vada letto ad una certa età. Perché se uno lo legge quando è giovane, Si illude poi. No, si illude. Nota solo l'aspetto edonistico, l'aspetto superficiale dell'individuo. Invece in quello che hai detto tu, relativamente al godersi la vita per quanto riguarda l'alcol, il gioco, là c'è un elemento di tristezza infinito, che è l'annullamento proprio dell'individuo all'interno della società capitalista. Cioè, se uno legge Bukowski, nota le sue posizioni politiche, sono le posizioni più stravaganti. Lui in camera sua c'ha una foto di Mussolini, per fare un esempio. Poi magari nei suoi scritti si notano altre cose, però lui fondamentalmente è un antisistema. È un antisistema, non deve essere forza di destra o di sinistra. L'antisistema è colui che scardina i meccanismi del sistema. E io penso che l'unica cosa che si possa fare oggi è cercare di rompere i meccanismi di questo sistema che in realtà ci ha annullati come individui. Ovviamente io ero ironico, il mio, diciamo, era come dire una provocazione per tutte le citazioni che vediamo su Facebook. Anche se vediamo su Facebook, dove tutti colgono l'aspetto edonistico, come detto edonistico, ma l'aspetto, possiamo dire, magari anche ridicolo, diciamo, esatto. Così. Invece lui è a mio avviso è un autore estremamente serio, che in un certo qual modo dà uno spaccato di società che apre una riflessione profonda. Però purtroppo la gente spesso e volentieri si ferma all'aspetto esteriore, mentre noi ironizziamo, qualcuno magari si sofferma esattamente. Io sono un grande appassionato di Bukowski, sì. L'ho letto dai 14 fino a ieri, praticamente, si può dire. Sono 36, no, ma poi noi siamo anche un po' costretti a cogliere gli aspetti interiori, perché esteriormente non è che siamo tutto questo spettacolo. Esteriormente siamo sulla stessa lunghezza tutta. Diciamo, dobbiamo migliorare solo nella pratica. Poi possiamo raggiungere tranquillamente l'obiettivo. Ma c'è una grande analogia tra l'autore di Fahrenheit 451 e Bukowski e gli altri autori americani come Kerouac, lo stesso Fante, che in un certo qual modo si sono ribellati, chi in un modo, chi in un altro, a questo tentativo di alienazione, che poi a mio avviso è riuscito. Perché noi, autori del livello di Bukowski e di Kerouac, per parlare dell'America, noi no, anche se li abbiamo avuti e li possiamo anche avere oggi in Italia, questi autori non hanno nessuna possibilità di poter uscire a livello, diciamo così, commerciale, sul mercato, per poter modificare le opinioni, l'opinione pubblica, perché il ruolo dello scrittore era un ruolo sociale, non era un ruolo di tipo commerciale. Da noi ci hanno provato anche gli editori a fare i rivoluzionari. Lo scrittore lo scrive per vendere, lo scrittore scrive per dire delle cose, per cambiare la società in cui vive. Lo scrittore è uno che è al servizio della comunità, della società in cui vive. Invece oggi noi viviamo in una condizione in cui lo scrittore è uno che vende, che fa libri perché li deve vendere, che dà fa soldi. Cioè, questa è l'antitesi della scrittura, è l'antitesi del libro. Questi libri che vengono scritti per soldi andrebbero bruciati. Quindi il pompiere dovrebbe utilizzare andrebbe chiamato e portato subito nel pieno delle sue attività, perché farebbe una cosa utile alla società. Perché scrivere libri per fare cassa equivale a prendere in giro la gente. Però poi non ti voglio fare una domanda. Io mettiamo che sono d'accordo di base, sono d'accordo col tuo principio. Però come fai a distinguere un libro che viene pubblicato per fare cassa e un libro che può essere un possibile capolavoro? Uno lo dovrebbe distinguere principalmente dal testo. Cioè, se il testo ti pone delle domande e ti mette in crisi, vuol dire che
ha uno scopo. Se il testo invece ti fa stare bene, per cui diciamo possiamo pure sopportare stagliare negativi. Quindi lo devi comprare, prima, comunque lo devi comprare. Ma non te lo fanno comprare, perché quel testo non arriverà proprio. Non arriverà il testo. Non verrà mai pubblicato. Verrà pubblicato, però non arriverà nelle librerie. Cioè, tu quando andate a Mondadori, andate a Feltrinelli, troverai solo quelle puttanate che pubblicano loro. Si può dire puttanate. Si può dire puttanate, perché oramai si può dire tutto. Può dire Mondadori. Ecco, bravo. No, ma c'hanno talmente sui fatti. Per cui tu puoi dire quello che vuoi e pensi anche di essere libero. Il problema è un altro, che le cose che dici non interessano a nessuno. Quindi tu, cittadino, sei talmente libero che puoi dire quello che vuoi. Perché tanto che le cazzo dici non certo, interessa a nessuno. Stasera siamo al torpiloquio totale. No, io sul libro volevo dire, giusto verso la fine... Sempre pubblicare una foto di Massimo nudo, diciamo così. Vabbè, però per radio non si vede. Però sul sito la vediamo, sulla pagina Facebook. 50 quindi no, io voglio invitare chi volesse contattarci attraverso la nostra pagina Facebook, magari per darci opinioni, suggerimenti, parolacce anche, non ci sono problemi. E c'è anche un numero WhatsApp che è 344-2749-695. Risponderà Paolo direttamente. Se sono ragazze ce le passi a noi, se sono uomini te lo vedi tu. No, ragazze giovani, però. Giovani. Io per la legge prevista, non mi ricordo quale legge, devo parlare ambo sessi, quindi come si fa con gli annunci di lavoro, quell'ipocrisia, cerco donna cameriera, questo annuncio di lavoro è rivolto a ambo sessi per la legge, per il decreto legge numero, sì. Non mi ricordo quale. No, io tornando seri per modo di dire, sul libro, dato che siamo verso la fine, volevo svelare qualche curiosità. Innanzitutto il titolo Fahrenheit 451, perché l'autore pensava che 451 gradi Fahrenheit fossero i gradi in cui la carta prende fuoco. No, oggi sappiamo invece che dipende dal tipo di carta, quindi una carta plastificata... Sono anche carte ignifughe. Poi da questo libro è stato tratto un film di Truffone, il 66, che si chiama proprio Fahrenheit 451, mentre un altro film, Equilibrium, più recente, si è ispirato molto a questo libro. Io proprio questo Equilibrium consiglio di vederlo perché è un bel film. È un posto dove possiamo andare relativamente a questo libro. Dove è stato ambientato? Questo libro è stato ambientato negli Stati Uniti. In qualche provincia, qualche posto. Questo non me lo ricordo, dovrei rileggere. Per esempio, Stephen King li ambienta nel Maine. Sì. Nel Maine, che deve essere un posto di una tristezza unica. Per esempio, Stephen King, nato a Baiano, ad Avella, avrebbe fatto comunque la stessa... Sì. Ma infatti il Maine è famoso per le patate. Io penso che non il Maine, noi siamo famosi per le cipolle. Il Maine è molto baianese, probabilmente. Abbiamo avuto questa sfortuna di non avere. Fortunatamente non ci sentono quelli del Maine, sennò si offenderebbero. Non abbiamo nulla di Maine in questo caso. Contarsi che i cittadini, il popolo del Maine, possiamo fare un gemellaggio. Anzi, io mi interesso su questa cosa. Vediamo una cittadina del Maine con cui possiamo gemellarci. Possiamo gemellarci e fare un bellissimo. Ci raduniamo per magari i libri nuovi. Organizziamo un'iniziativa pubblica su questo gemellaggio alla quale non parteciperanno né quelli del Maine né quelli del paese. Quindi sarà la deserta. No, poi magari con un po' di fortuna gemellandoci. Con il Maine potremo ospitare Stephen King qui in radio, non si può mai sapere. Stephen King, parliamo prima con Massimo che sta sempre in regia, che non ci calcola assolutamente. La settimana prossima però porterà un suo libro. Sì, no, ma io vorrei sottolineare la sua cresta che ha fatto in onore di Amsic, poi purtroppo per i tifosi del Napoli è andata male. È andata male perché purtroppo... Ma questo è un altro libro. È un altro libro che deve ancora essere scritto il 16 maggio. Noi tifosi del Napoli siamo abituati a soffrire. Ci sembrava talmente strano che potessimo vincere contro la Juve a Torino e poi alla fine... Diciamo si lì, è perso. Il sogno si è dimostrato... Essere sogno. Essere un sogno. Comunque sempre forza Napoli, diciamo. Lo diciamo in coro, forza Juve. Forza Juve. Abbiamo secondo me io preso le distanze da questa trasmissione radiofonica. Rimaniamo allora per la settimana prossima, se c'è qualche ospite
qualche radioascoltatore che vuole partecipare alla nostra trasmissione ci desse un segnale con un suo libro, con un suo suggerimento, anche telefonicamente, noi siamo disposti, anzi siamo contenti, perché noi facciamo questa trasmissione, facciamo questo incontro proprio perché ci piace parlare di libri. Questa trasmissione ci obbliga, anche quando noi non abbiamo tempo, perché siamo presi a leggere dall'impegno, dal lavoro, siamo costretti a leggere, che è una cosa bellissima. Questa cosa ci piace molto. È un po' anacronistica, però è un po' anacronistica, però purtroppo l'alienazione fa anche questo, dobbiamo dire la verità. E quindi noi siamo contenti se qualche radioascoltatore, qualche amico, come l'altra volta Stefano Nappo, ci suggerisce un testo e viene qui in trasmissione, magari viene, magari ne parliamo. Noi rimaniamo che per martedì prossimo parleremo di Bukowski. Sì. Quale libro? Del suo primo romanzo, che si chiama Post Office, che a mio avviso è il romanzo più bello. Poi c'è un altro che si chiama Factotum, magari possiamo parlare anche di entrambi, che più o meno è sulla stessa falsa riga, perché parla di uno che cambia tanti lavori, che viene schiavizzato, alienato, che viene sottopagato, che trova nell'alcol, è in un certo mondo, sottomondo, una dimensione in cui vivere. Diciamo così, io penso che sia un qualcosa che ci divertirà molto, ci appassionerà anche gli amici radioascoltatori. Quindi noi diamo appuntamento agli amici radioascoltatori per martedì prossimo. Alla stessa ora. E non dimenticate, la replica di Palomar andrà in onda domani alle 11 di mattina, mercoledì, quindi alle 11 di mattina. Poi anche su YouTube. Sulla pagina Facebook. Sì, qualcuno che, diciamo così, che ha qualche problema, che veramente vuole, cioè non ce la fa, noi siamo su YouTube. Siamo onnipresenti. Però ci dispensiamo da qualsiasi responsabilità, voglio dire. Sì, economicamente non possiamo rispondere più di tanto. Poi no, però diciamo che noi siamo, proprio a proposito del libro, stiamo monopolizzando i media, perché o volete o non volete, ci dovete ascoltare. Poi se avete qualche rimostranza, c'è Stefano Alboni, albanese, che potete chiamare. Gli potete anche bruciare la macchina. Buonasera e a martedì prossimo. I was arrested on a Tuesday. I got locked up in jail. On a Wednesday my trial was attested. On Thursday nobody would go my bail. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. And I ain't gonna bring yellow women no bail. Take the stripes from around my shoulder. Take this chain from around my legs. Hold the stripes, they sure don't worry me. But this chain's gonna kill me dead. Yes, I'm almost done. Yes, I'm almost done. My baby went a-walking. On a Saturday she locked me out of the door. On a Sunday we were sitting down and talking. On a Monday she pawned all of my clothes. Well, I'm almost done. Well, I'm almost done. Yes, I'm almost done.